Cortona on the Move è arrivato alla quarta edizione, abbiamo iniziato 4 anni fa come un gruppo di amici, adesso ci ritroviamo come un evento importante nel panorama fotografico nazionale ed internazionale. La formula vincente è probabilmente data dal fatto che Cortona è un paesino molto piccolo dove è facile incontrarsi e dove le location sono dei posti che vengono decontestualizzati dalla loro origine principale e si trasformano in posti che ospitano la fotografia, e dal fatto che abbiamo un direttore artistico come Arianna Rinaldo che è veramente brava a coniugare la fotografia contemporanea con le location che in realtà sanno di antico e soprattutto hanno un aspetto probabilmente medievale volendo. L'idea del festival è quella di parlare di viaggio inteso in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue varie sfumature. E quello che ci interessa non sono tanto i posti esotici, ma sono le esperienze dei fotografi, sono le storie che i fotografi raccontano attraverso le loro ricerche personali e sono soprattutto le esperienze che i fotografi portano alla luce. Probabilmente i fotografi sono i viaggiatori per eccellenza di sempre, che hanno l'obiettivo nel DNA di raccontare quello che vedono, e il nostro lavoro è quello di favorire i fotografi nel loro racconto. L'idea di farlo a Cortona è stata probabilmente all'inizio, il primo anno è stato difficile, poi abbiamo capito che in realtà è la vera fortuna di questo festival. Detto questo, il nostro impegno o la nostra direzione è percorrere la strada dell'internazionalità, quindi coinvolgere i grandi nomi della fotografia internazionale, coinvolgere i grandi media partner e far parlare di noi fuori dall'Italia. Questa è l'idea. Naturalmente in Italia abbiamo anche qui media partner che ci seguono e che ci aiutano e che ci permettono di far parlare della fotografia, che secondo noi è il linguaggio del momento, a chiunque, non soltanto agli addetti del settore, ma a chiunque voglia sapere e voglia ascoltare di fotografia.